Magari nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, avete visto questo. Ma sì, sei pazzo? Ma che sei matto? Né Muriel né Osimhen. Oppure questo. Intanto, eccola, no, guardare questa giornata. Questo. Oppure questo. Fai incredibile, sei riuscito a perdere sta partita. Oppure questo. Stava che ha fatto. Ho capito, ma devi allenarti, non è che puoi iniziare da un momento all'altro a piangere. Bisogna buffare, quindi su di. Magari vi siete chiesti come sia stato possibile questo. Vlahovic 2. Vlahovic a 2. No. Mamma. O anche quest'altro. Zavala 3. Zapata 3. Il gambiano. Tutto quello che avreste voluto sapere sul fantacalcio Serie A team in onda su Team Vision e che avete osato chiedere, ve lo dico qui, ora, adesso, io. Come lui Semicon, stai sempre a piani, a lamentarsi, ma voi questo Ludovic, c'è una vita oltre il fantacalcio. Nettamente il miglior giocatore di fantacalcio che abbia mai conosciuto. Ah, questa è la mia verità. Grazie di Invision, grazie della fiducia. Questa cosa finirà malissimo. Come dice il poeta, ve lo faccio tutto giallo sto fantacalcio. Praticamente, ma anche teoricamente, c'è questo gioco che si chiama Fantacalcio. E poi c'è questa piattaforma che si chiama Team Vision. Forse avete sentito parlare di entrambi. La piattaforma, buon gustaia, ha pensato che il Fantacalcio fosse proprio un bel gioco. E così dalla loro unione è nato questo programma, Fantacalcio Serie A Team, in cui io ogni settimana mi impegno a perdere tutta la mia credibilità fantacalcistica giocando contro Ludovica Pagani, che non vi devo di certo spiegare io chi sia, ma che comunque ha dichiarato che non ha mai fatto un fantacalcio in vita sua. Pierluigi Pardo, il Pier Francesco Favino dei giornalisti sportivi italiani. Il direttore Ivan Zazzaroni, che qui vediamo in una diapositiva realizzata insieme agli amici di fantacalcio.it. Non male. Di lui non ho capito se avesse mai giocato al fantacalcio, ma comunque è molto bravo al fantacalcio. Davvero? Serio? Malcolm Pagani, giornalista, scrittore, che in questo fantacalcio si sta esibendo in un magnifico volo del calabrone. Non ha la squadra per essere così in alto in classifica, ma lui non lo sa e vola lo stesso. Tra l'altro, noi fantallenatori sappiamo benissimo che quando uno inizia così è il vincitore scritto, fatto, finito del fantacalcio. Non ci puoi fare un cazzo. È andata, fatta. Complimenti Pagani, bella vittoria. Bella vittoria. La classe e la pacatezza di Bernardo Corradi e Stefano Fiore, che condividono la squadra incolpandosi a vicenda per le scelte sbagliate, come nelle migliori famiglie. Anche loro hanno detto che non hanno mai fatto un fantacalcio in vita loro. Peccato, perché comunque Stefano Fiore, se si fosse preso al fantacalcio, sarebbe stato niente male. Tra l'altro, la loro squadra, fra infortuni e gol subiti, è nettamente la più sfigata del torneo. Ma proprio nettamente, c'è una sfiga immane. A qualcuno dovrà pur capitare, non può succedere sempre a me, ovviamente. Ecco, quindi siamo ben contenti, ora che l'ho detto, è finita. Saluti. Gigi Di Biagio, che se più o meno avete la mia età ve lo ricordate come il primo trauma sportivo della vostra vita, ma che comunque ha fatto 58 gol in Serie A. E Riccardo Rossi, l'anima della festa. Alla fine di questo video farò anche una brevissima valutazione delle rose, anche alla luce degli scambi eccetera eccetera, ma brevissima, perché secondo me se esagero e dico ma quella squadra secondo me, ma quel giocatore secondo me, poi mi ritrovo che quel giocatore secondo me diventa un fenomeno tipo Baracca o Caprari. Baracca 1, com'è prof Baracca 1? Non mi piace per niente. Come non ti piace Baracca? Baracca, ricordiamo che aveva tirato un rigore in carriera. E quella squadra che secondo me poi ci gioco contro, me piazza 5 fischioni, quindi evitiamo, insomma, cioè non ce la tiriamo verso di noi. Breve valutazione rose, dopo. Le regole. Giochiamo un fantacalcio classico a 8 senza modificatori di alcun tipo, quindi tutti col 3-4-3 classico d'ordinanza. Fasce gol a 4, non mi chiedete perché, comunque punteggi veramente arcade, tanti gol e grosse rosicate. L'asta con 500 crediti per esigenze televisive, che non so che vuol dire, ma voi lasciate che esprima me stesso col linguaggio del corpo. Comunque l'abbiamo fatta in forma mista. Che vuol dire in forma mista? Vuol dire che c'è stata una prima tornata in busta chiusa, fatta prima della prima puntata. Poi siamo andati in puntata, sono state aperte le buste e i giocatori rimasti sul listone sono stati messi all'asta, un'asta normale a chiamata per reparto, e abbiamo così completato le squadre. Tra l'altro, sia la busta chiusa che l'asta poi l'abbiamo fatta per 24 giocatori, non 25. Visto che uno dei 6 attaccanti ci è stato assegnato dopo d'ufficio, ma ci arriviamo. L'asta busta chiusa, se ne avete mai fatta una, sapete bene che è un far west di psicologia, di statistica e bucio de culo. Può letteralmente succedere di tutto e tutto va accettato, perché se no te pia il magone, proprio te pia male, te blocchi, non riesci più a fare niente. Disastro. Infatti è normalissimo per statistica e meccanica di gioco che un certo numero di giocatori top venga dimenticato proprio sul listone già la prima tornata. Esempio pratico, per gli attaccanti
attaccanti e solo 6 slot. E gli attaccanti forti, anche quest'anno che comunque non erano tantissimi, sono sicuramente più di 6. Quindi a meno che uno non si metta d'accordo, ammazzando lo spirito del gioco con gli altri, dicendo ah ma tu te metti quello, io metto quello, è normale che tanti restino fuori. Calcolate anche che noi non ne avevamo 6, ma ne avevamo 5, quindi uno in meno. Statisticamente era chiaro che un sacco di roba forte restasse fuori. In questo caso Muriel, Osimhen o alcuni rubati a pochissimi crediti. Ma a questo punto vi starete chiedendo perché solamente 5 punte? Perché la sesta punta ci è stata assegnata d'ufficio dagli autori, attingendo dal ricchissimo draft delle 8 peggiori punte per Fantamedia dell'anno scorso. Dai! Molto bello, una scelta totalmente arbitraria. E quindi c'è a chi è toccato Simeone e a chi Murici. Le regole particolari della Lega però purtroppo non finiscono qua. Purtroppo ogni giornata, infatti, il fantallenatore che fa il punteggio più alto di tutti riceve la fascia da capitano. La fascia gli permette due cose: infliggere una punizione al peggiore della giornata e impedire di schierare un giocatore al suo prossimo avversario, portieri esclusi. Un privilegio che mi sono beccato contro già 3 volte con mio sommo piacere. In maniera del tutto incolpevole, tra l'altro, cioè non c'entri niente, cioè te becca e basta. Sei tu quello sfigato che gioca contro quello che la giornata prima ha fatto meglio di tutti. Dai. Però finché capitava solo a me non succedeva niente, ora che tocca anche agli altri non è fantacalcio. Welcome to my life. E occhio che secondo me a livello strategico questa regola in realtà è molto interessante per questo fantacalcio. Ovviamente non che mi piaccia la regola, però a livello di fantacalcio è interessante. Durante il campionato abbiamo anche delle sessioni di scambi e di mercato con il listone, e quindi servono i crediti. Per acquisire i crediti, oltre allo svincolo del giocatore che vai a svincolare, per cui riprendi il 50% della spesa, si possono acquisire crediti azzeccando il pronostico della settimana. Il formato del campionato: asta mista, esigenze televisive, fascia da capitano, punizioni, giocatori che ti viene impedito di schierare, attaccanti assegnati random dagli autori. Ciao, sono un fantallenatore particolarmente frustrato che gioca a questo fantacalcio. E tu mettimele già che ci stai 2 difficoltà in più, no? Tanto già tutti pensano che io debba vincere per forza su basi magiche. Come se il fantacalcio, che è un gioco ad alta varianza, che si basa su uno sport a punteggio basso, non sia già abbastanza in mano al caso. Ma noi continuiamo così, ma che ci frega, facciamoci del male, alziamo il fattore randomico. Per l'appunto, infatti, come se tutto questo non fosse già abbastanza, ecco a voi il formato del campionato, che sancisce in maniera definitiva che io questo fantacalcio non lo vincerò mai. Qualora qualcuno abbia avuto qualche dubbio in proposito. Ah, perché non giocate un fantacalcio a calendario normale, a scontri, che finisce con l'ultima giornata di Serie A? Sogna, ragazzo, sogna. Si parte con un campionato all'italiana, quello che stiamo giocando adesso. Scontri diretti, 3 gironi, 21 giornate, 3 volte contro tutti. Al termine del quale non finirà tutto, anzi, i primi 5 della classifica acquisiranno dei punti bonus. Il primo 75 punti, il secondo 50, il terzo 25, quarto e quinto 10 punti a testa. Punti da portarsi dietro nella seconda fase, ossia dentro un campionato Battle Royale, tutti contro tutti, di 7 giornate. E pur non sapendomi regolare benissimo coi numeri, direi che in realtà 75 punti per il primo posto di là in realtà sono un bel premio, perché so tipo 3 giornate e mezzo di vantaggio. Perché a Battle Royale, se siete in 8, ogni giornata ci sono 21 punti a disposizione massimo, quindi se le vinci tutte sono 63 punti, quindi 75 sono 3 e mezzo più o meno, e quindi 3 giornate avanti, idealmente. Ovviamente è un bel premio, non è male, almeno c'è della meritocrazia, dobbiamo dirlo. Poi non male, io primo non ci arrivo mai neanche su quest'altra classifica, quindi figurarsi. A questo punto, al termine del campionato Battle Royale, arriveranno i primi giudizi definitivi. Infatti l'ultima fase sarà in formato playoff: quarti di finale, semifinale e finalissimi. Primo e secondo in classifica in Battle Royale si qualificano direttamente alle semifinali, mentre terzo, quarto e quinto vanno ai quarti. Ma manca un posto, direte voi, se siete stati attenti. Eh già. E quel posto sarà occupato dal vincitore del colpo di coda. E adesso voi vi chiederete: ma che è il colpo di coda? Sto qua apposta. Il colpo di coda è una competizione lampo in 2 giornate fra gli ultimi 3 esclusi, sesto, settimo e ottavo della Battle Royale. In 2 giornate chi fa più punti totali vince e passa ai quarti di finale. Ecco, lo vedete quel punto? Quello in cui incredibilmente ripescato batterà il terzo arrivato in Battle Royale? Ecco, lì è dove finirà la mia avventura qua. Lo so già adesso, ve lo dico. Potete pronosticarlo, sta già succedendo. Ma mentre quei 3 fanno il colpo di coda, gli altri 5, ovviamente è tutto occupato, non c'è un momento morto in questo fantacalcio. No, in realtà, a parte scherzi, i primi 5 della Battle Royale si giocano sempre per somma punti la Supercoppa. Terminata tutta questa fase alla 31esima giornata di Serie A, iniziano finalmente i playoff per le prime 6, che stabiliranno poi il vincitore finale. Quarti, andata e ritorno, semifinale, andata e ritorno, finale secca. Finale secca.
sto già male. Non che me tocchi, non che me... c'entro niente io. Ma per non starsene con le mani in mano, gli ultimi due, quelli esclusi dai playoff, si giocheranno il cucchiaio di legno. 5 giornate, somma punti, chi fa più punti vince il cucchiaio. Riassuntone, campionato all'italiana, Battle Royale, playoff, questo in soldoni la linea principale. E adesso voi ditemi, secondo voi, ditemelo nei commenti, quando è che io perderò la testa? Cioè quando è che io proprio sbroccherò e dirò ma perché è successa questa cosa veramente? Succederà lì? In quello scontro ai quarti di finale andata e ritorno contro il ripescato perché io sarò arrivato terzo in Battle Royale? Beh, secondo me sì, ma secondo voi? Scrivetemelo nei commenti, sono veramente curioso di sapere sta cosa. Ok, facciamo questa valutazione rose, però per farla prendo le rose, mi pare. Quella di Ludovica è in assoluto una delle più forti, secondo me. Veramente forte. Tra l'altro Ludovica ha detto che ad aiutarla è stato un suo amico, sia per le buste che per l'asta. E beh, io questo amico voglio conoscere, cioè lo voglio sfidare l'anno prossimo. Cioè, vieni in uno dei miei fanta, sono serio, eh? Vieni in uno dei miei fanta l'anno prossimo, ti prego giochiamo contro, perché sei veramente bravo. Ha pensato a Vlahovic a 2, a che sì, me l'ha rubato di un niente. Poi le ha fatto prendere Ansaldi, che per carità si è infortunato, ma quando c'è tanta roba, le ha fatto prendere Di Marco. Ha preso Beto la riparazione, cioè pensando che lo pagasse tantissimo. Io volevo Beto, invece ho preso Caprari, pensando che tutti sarebbero andati su Beto. L'unica grande pecca, devo dire, è questa coppia Dzeko Correa, che è veramente ingestibile in attacco e male male male. Poi ovviamente il suo vanta è appeso alla vicenda Vlahovic, però preso a due meglio avercelo che no. Il direttore Zazzaroni, al di là di Fabian Ruiz che veramente ha pescato, lo compensa sicuramente con Veretout che sta facendo male. Ma il vero core della squadra del direttore è ovviamente legato a sta coppia d'attacco micidiale. Cioè non so se potevi fare doppio top meglio di questo, forse con Vlahovic, ma su Vlahovic pesa l'eventuale trasferimento, quindi Immobile e Zapata è la coppia di top davanti più forte che si potesse fare al Fanta quest'anno, e è stata fatta. Il problema è che tutto il resto della squadra, soprattutto il resto dell'attacco, latita, perché non puoi avere Ilicic se hai Zapata come terzo slot, e perché ovviamente né De Leofeo né Politano sono all'altezza di un fantacalcio a 8 come attaccanti. Questo perché è vero c'è Immobile e Zapata che te frega, ma è vero fino a quando non becchi contro il capitano di giornata, che ti toglie uno fra Immobile e Zapata, e lì so cazzi. E ripeto che questa cosa del capitano di giornata era un fattore da tenere a mente. Il presidente Pardo ha una squadra fortissima, ma come detto più volte in trasmissione, disfunzionale. Questo perché il terzetto d'attacco Ibra, Ebram, Muriel è veramente una roba illegale. Il problema è quando li metti, cioè quando riesci a schierarli tutti e tre. Tolto Ebram, che però è quello che sta andando peggio, sia Ibra che Muriel sono giocatori che ti devi poter permettere in un fantacalcio 8. Devi costruire un reparto con tutti i titolari in grado di dire ok, io tanto metto Muriel sempre, sempre chi se ne frega, metto Ibra comunque al di là degli infortuni, dell'età, eccetera eccetera. Qui tra l'altro abbiamo anche solo 5 attaccanti, perché il suo sesto assegnato è Lasagna, uno che comunque non è che garantisce titolarità ad ora. Lui ci ha aggiunto Pedro, che per carità gioca e gioca pure bene, ma l'altro è Ken. Ecco perché ovviamente un po' per pigliarmi Muriel, che è uno dei miei giocatori preferiti, lo sapete, un po' perché effettivamente a lui gli serve, continuo a proporre questo Insigne Muriel con un'aggiuntina in mio favore. Ovviamente gli sto risolvendo un problema, ci mancherebbe, cioè non è che ti risolvo un problema così. Questo perché Insigne, oltre ad essere rigorista, è titolare inamovibile e gli permetterebbe di mettere sempre l'attacco a 3 senza problemi. È vero che magari a livello di bonus un po' ci perde, ma se tanto lo devi mettere in panca e schierare un 3-5-2, queste sono cose da capire al fantacalcio. Altra disfunzionalità è che c'ha troppa Lazio: Usai, Marusic, Felipe Anderson, Luis Alberto, Pedro. Cioè ce n'ha veramente un tot per reparto, ce n'ha quasi 2 per reparto. E non contento di questo, c'è anche un blocco Inter a centrocampo: Perisic, Barella e Brozovic. Quando come si schiera? Erano questi, sono ingestibili. A Porta ci mettiamo che c'ha 2 portieri fortissimi come Musso e Maignan, però appunto Musso e Maignan, cioè secondo me questi sono giocatori che andrebbero valorizzati per sistemarsi i problemi negli altri reparti. Cioè per me è una squadra fortissima, però scambi, scambi, scambi. Bernardo Corradi e Stefano Fiori li si guardava con ammirazione e timore per sto tridente incredibile Lautaro Martinez, Osimhen, Arnautovic. Tanta sfiga. Metteteci pure che avevano strapagato lo stratop Chiesa a centrocampo. Sfiga, sia per gli infortuni che per i gol subiti. In assoluto la squadra più sfigata del fantacalcio. L'appunto che faccio a livello fantacalcistico è che tutto quel budget su Chiesa era troppo, ed è sempre troppo mettere tutto quel budget su un solo giocatore, perché se poi si fa male. E soprattutto ci stanno ste 2 doppie coppie a centrocampo che veramente sono ingestibili, perché non è che so di squadre, so di Bologna e Sampdoria, cioè non è Lazio e Atalanta. Soriano e Svanberg, ne metti uno, e il più delle volte metti Soriano, e tra l'altro
Svanberg è meglio al momento. Damsgaard e Torsby ad ora ti dice bene, ma quando è che li metti tutti e due? Ti dice bene perché Damsgaard è infortunato, quindi ti dice bene nella sfiga. E soprattutto non c'è variazione con queste doppie coppie, perché magari c'era un giocatore che potevi prendere un pari valore, che però vai a schierare perché gioca contro la squadra X, che ha un calendario quindi favorevole, insomma... Variazione, diversificazione, sto centrocampo non ce l'ha. La squadra di Di Biagio è chiaramente la squadra di qualcuno che fantacalcio non l'ha mai fatto, ma ci sta, lui come altri. Perché se prendi Dybala in attacco, poi non è che puoi affiancargli Cutrone, Bogà, Quagliarella, Bonazzoli. Cioè serve qualcosa di più, soprattutto di più titolare. Di Quagliarella che c'ha l'età che c'ha, Cutrone che comunque c'ha tanta concorrenza, Bogà che c'ha avuto i suoi problemi, i trasferimenti, il Sassuolo, che Dybala è evidente che comunque ha dei problemi fisici, se li porta dietro da un sacco di tempo, andava coperto meglio. Eppure a centrocampo è pieno di giocatori che al fantacalcio, Cataldi, Benassi, Burabbiah, Saelemaekers, cioè mezzo centrocampo non gioca o comunque è inutile al fantacalcio. In compenso gli riconosciamo dei colpi assoluti come Zappacosta, Frattesi e quello Spina che ha rubato a me facendo molto bene, tonto io che credevo alle parole di Spalletti, Ameret sarà il titolare, e lì fesso io, ma complimenti a lui che ci ha creduto nonostante avesse già la porta della Roma. Quella di Riccardo Rossi è la squadra che spiega perché esistono altre squadre con attacchi incredibili come Muriel, Ebram, Ibra, o Immobile, Zapata, o Lautaro, Osimhen, Arnautovic. Attacco di Riccardo Rossi, Morata, Kalinic, El Shaarawy, Nico Gonzalez, destro e Rebic. Adesso, calcolando che tra l'altro è pure migliorata perché destro e Rebic l'ha presi ultimamente. Poi ok, se sono infortunati, ma comunque era molto peggio. Capite benissimo che se lui ha questo attacco, gli altri hanno banchettato. Tra l'altro lui era pure pieno di crediti, all'asta l'ha messi tutti su Nico Gonzalez. 90 crediti su Nico Gonzalez. Ricordo Muriel 40 e qualcosa, Osimhen poco più di 100. In più ovviamente, poi... la mia valutazione, per quanto tragica da nerd del fantacalcio, lui fa altro nella vita, giustamente, anche molto bene. Però la squadra è veramente priva di diversificazione, ci stanno tre grandi blocchi, Inter, Juve, Roma, basta. Arriviamo poi al vincitore di questo fantacalcio, Malcolm Pagani, perché ha completamente cannato l'asta, ma proprio in toto, era pieno di crediti, non l'ha spesi, non ha preso Osimhen, non ha preso Muriel, non c'aveva una squadra praticamente, ha tenuto i crediti, per fare la spesa evidentemente. Però vola, miglior difesa, un sacco di gol, anche molto ben distribuiti, e quando i fanta so così, so decisi. Sono finiti, cioè non è che puoi dire ma a un certo punto lui crollerà. No, non crollerà, è finita. Accettiamolo, lo dico anche agli altri. Accettiamolo, è andato. Sulla rosa che vi devo dire? Cioè non è che posso dirvi molto. C'ha Criscito e Bremer che sono due bug della difesa. Ovviamente se stai così in alto qualche bug lo devi prendere. Ha preso anche Teate che studia da nuovo Materazzi. Tonali che quando ha avuto bisogno di lui c'è stato. Messias adesso che ha bisogno di lui c'è. Candreva gli è stato regalato da Pardo in uno scambio andando lui come un avvoltoio. Giustamente su Pardo che era senza portiere perché dice oddio, a Maignan si è fatto male, non giocherà Tatarusano perché è arrivato Mirante, oddio datemi un portiere, certo ti do Musso, dammi Candreva e Tatarusano che poi ha giocato. In attacco è pieno dei terzi slot, ecco c'è Simi, Scamacca, Barro, Caputo, Piazza e l'ultimo è Belotti, che è la prima sfiga che ha avuto perché ha scambiato Leao per Belotti che era già una rapina a mano armata e poi Belotti si è fatto male, non so, evidentemente il karma gli ha dato un colpetto come a dire vabbè dai non te può andare tutto bene. Però ecco, questa roba dimostra due cose: uno, che il culo è dominante in questo gioco, ma lo sapevamo già; due, che in realtà l'attacco resta un reparto troppo sopravvalutato per il peso che poi ha. Infine la mia rosa, che più che darvi una valutazione, quello lo fate voi qui sotto nei commenti, no? Vi dirò i motivi che mi hanno portato a costruirla in questa maniera, perché ovviamente c'è stato tutto uno studio dei giorni per le buste, veramente una roba paranoia vera. Però sai, uno voleva fare bella figura, ecco, cioè che dici, io tutti si aspettano e vinci, almeno dai su, sorprendili, fai qualcosa di ci stiamo provando. Ho seguito due stelle polari nella costruzione di questa squadra. La prima era l'attenzione ai miei giocatori, ai giocatori che la mia community, quindi voi, mi riconosce, la mia community mi riconosce. E sono riuscito a prenderli quasi tutti. Ho preso Molina, Gosens, Nuitink, Pasalic, Bonaventura, Berardi, Joao, Giroud. Non sono riuscito a prendere Bremer, peccato, non me lo daranno mai. Sto cercando in tutti i modi di prendere Muriel. Se Pardo si convince che comunque ha un attacco disfunzionale e me lo dà, magari facciamo due piccioni con una fava. E l'altra stella polare era fare una busta che mi avrebbe permesso più o meno di non fare l'asta. Questo perché comunque sapevo che magari mi sarei emozionato, come infatti è stato, magari non spiccicavo parola, facevo qualche cazzata. Allora io mi sono detto, io la squadra magari un pelo più scarsa di quello che potenzialmente si potrebbe fare con le occasioni dell'asta e bla bla bla, però io me la faccio con le buste. E quindi quelli che volevo l'ho presi, l'ho pagati e messi via. Questa roba andava anche in combo con un'altra esigenza, quello di avere un attacco con molta titolarità e magari
magari non con super top chissà cosa. Uno, perché come detto tante volte, per me quest'anno non era da super top, meglio tre secondi slot che primo, secondo e terzo. E l'altra perché serviva titolarità e regolarità contro sia questa storia del capitano che quella del giocatore assegnato, perché ovviamente il giocatore assegnato non sarebbe stato, immaginavo, un titolare, veramente unico caso Simeone, e quindi dovevi stare bello certo per schierare sempre tre attaccanti. E allora ecco, Berardi, Joao, Insigne, tutti pagati, l'ho pagati loro, tre certezze utili sia quando mi veniva tolto un giocatore, perché alla fine mi togli Berardi, metto Giroud, peggiora ma non di tanto, idem per Insigne, Joao Pedro, e al tempo stesso ho quattro attaccanti molto forti a cui adesso si è aggiunto Caprari, grande titolarità, mi serviva soprattutto per quello. Lozano è stata una cazzata fatta all'asta pensando vabbè dai mo lo scambio, poi ho capito che comunque gli scambi sono una cosa complicata dentro questo fantacalcio, perché se la gente non ha mai fatto il fantacalcio non sa neanche fare molto bene gli scambi, anzi non gli sa fa per niente, pensa sempre oddio mio i miei giocatori sono fortissimi, me li tengo, ci arrivo fino alla morte, oddio. E l'altra cosa ovviamente da citare è che io avevo investito come un po' sempre su Gosens, perché ovviamente avere una decina di gol in difesa sarebbe stato decisivo. Quanto mi manchi Gosens, ma ovunque, ma poi anche come spirito proprio, ci manchi Gosens, torna davvero. Per chiudere e rispondere a chi sta chiedendo dove posso vedere questo fantacalcio su Team Vision, il fantacalcio di Team Vision abbastanza facile, comunque link in descrizione, non giuro c'è qualcuno che l'ha chiesto, più di qualcuno, dove posso vedere il fantacalcio di Team Vision su Team Vision. Se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un like, seguite le mie avventure lì e dite, vi raccomando, vorrei avere un sacco di ho perso qui sotto, cioè di hai perso, Ludo hai perso, scrivetemi hai perso, questo è importante, non vincerai mai, questo è quello che serve ragazzi, noi lo sappiamo, loro non lo sanno ma noi lo sappiamo, loro lo stanno capendo comunque. C'è un'agitazione dentro quella chat WhatsApp veramente incredibile, una sfilza infinita dei vocali. Io non posso sentire i vocali. Non so, potrebbero insultarmi tutto il giorno, cosa che magari succede. Ma io non sento i vocali, quindi neanche me posso mettere a sentire 15 vocali. Gli scambi di battute fra Marco Pagani e Ivan Zazzaroni a l'una di notte dopo le partite. Poi voglio bene. Poi si cancellano i vocali. Molto bello. Cioè, ma li mandano, poi li cancellano, ci ripensano. Interessante. I video. Un minuto e mezzo di video in macchina. Lascio a voi il commento a tutto ciò qui sotto. Ciao, vi voglio bene. Auguratemi il peggio. Per come sono negato io a giocare al calcio, 58 gol in Serie A, cioè non riesco neanche a concepirli. Cioè come se prendessi l'iPhone e dicessi come è fatto? Ecco, più o meno è la conoscenza che potrei avere io per fare 58 gol in Serie A. Cioè, secondo me è lo stesso livello di... È dall'altro lato della retta ovviamente, cioè qui ci stanno i 58 gol in Serie A, qui l'iPhone, cioè come è fatto l'iPhone. Qui in mezzo ci sto io, anche proprio effettivamente.